Mio caro amico, raccolgo le rimanenti briciole di vita per spiegarti la ragione del mio viaggio. Potrai non comprenderla sino in fondo, accecato dallo sconforto, ma indagando col cuore negli angoli tetri del tempo andato, sarà il sorriso ad invadere il tuo dolore. Abbiamo provato il mondo, ed è stato esso a provarci. Abbiamo ricordato, ma sono stati i ricordi a far la fila negli occhi. Credevamo d'essere stanchi, ma era il flusso delle stagioni a tendere la fuga. Terzo appuntamento di Dibattiti, abbiamo un ospite giovane, come giovane la casa editrice che rappresenta, Libellula Edizioni, abbiamo Donato Corvaglia con noi. Parliamo un po' di questa casa editrice e della linea editoriale che siamo. Noi siamo nati a gennaio del 2010, quindi siamo freschi di stampa. Siamo freschi di stampa e siccome siamo giovani appunto cerchiamo di dare ai nostri autori la possibilità che tutte le nuove tecnologie moderne offrono e quindi di offrire agli autori un mercato più ampio possibile con le il meglio del meglio. Certo. Non citare Apple Store perché poi ci arriveremo di conseguenza. Parliamo intanto del servizio che rendete, che è poi in competizione con il mio libro, che è un servizio di Repubblica. Sì, il nostro è un servizio di stampa su richiesta, di print on demand, You Can Print. Con questo servizio noi creiamo il nostro portafoglio, sia economico che e poi clienti anche, perché facciamo un servizio di scouting. In effetti parecchi autori riescono a passare poi a Libellula ed essere pubblicati gratuitamente, cioè senza spese. Quindi voi avete l'opportunità di fare una scansione degli autori che avete, diciamo, in questo portafoglio e poi... Esatto, e poi alcuni passano su Libellula e vengono pubblicati, poi gli diamo la possibilità. Benissimo. Di essere... Beh, allora adesso a questo punto direi di sapere un po', di far sapere al nostro pubblico che tipo di linea editoriale avete. Sì, in realtà noi cerchiamo di dare maggiore attenzione a due linee particolari, che è il fantasy e la collana femminile, che è novelle. Perché ci siamo accorti che nel Salento non veniva dato tanto spazio ai ragazzi e quindi al loro genere di lettura, che è appunto il fantasy, e anche alle donne con questa collana. A Natale che cosa ci sarà? A Natale appunto pubblicheremo un libro di un giovane autore siciliano, è un fantasy appunto. Anni? Anni 20, ma ci ha colpito il suo modo di scrivere e in più la complessità della storia, perché si svilupperà poi in vari volumi nel corso degli anni e noi speriamo che diventerà... Beh, dovete firmare un contratto abbastanza lungo. È più Harry Potter, più Tolkien? È più Harry Potter. Più Paolini, stavo aggiungendo, che ci piace, no, Eragon. No. Benissimo. Ora, naturalmente so anche che ci sono delle... Ritorniamo al discorso di Apple, so che Libellula sta cercando di... Anzi, forse è già entrata nel mondo di Steve Jobs. Sì, ci siamo già entrati in realtà, perché con un nostro titolo che è Benedetto il frutto di Francesca Federica Ricchiuto siamo riusciti a tenere per un paio di giorni il quarto posto nell'Apple Store e lì è davvero un record, considerando il genere di... Beh, lì c'è un universo di libri. Sì, certo, quindi la concorrenza è fortissima. E quindi offriamo ai nostri autori un mercato che al momento altri editori ancora non danno. Quindi avete portato anzi già il Salento sul mondo di Steve Jobs. Esatto, nel mondo di Apple. Apple, un nome, una garanzia. Benissimo, io ovviamente come ogni puntata di Dibattiti ci preme segnalare un testo particolare e abbiamo scelto dal catalogo di Libellula Edizioni Storia di un metronomo capovolto di Giuseppe Cristaldi. Giuseppe Cristaldi lo conosco abbastanza bene, è un mattatore della parola e soprattutto è un personaggio abbastanza incredibile, perché lui ama un tipo di letteratura molto del sociale, sì, molto particolare. Mi piacerebbe anche che si parlasse un po', si facesse qualche nome di qualche titolo della collana femminile, perché insomma la trovo una collana abbastanza ghiotta. Anzi, lo faccio io. Penso a Valeria Corrado con Testarda Io, che sta avendo un discreto successo. Sì, un ottimo successo. Quindi insomma puntate anche sulla letteratura femminile. Sulla letteratura al femminile, certo. Quindi aspettiamo altre scrittrici, aspettiamo altre golosità delle belle edizioni.
e noi ovviamente vi aspettiamo alla prossima puntata. Da qui, con un rosso libertario che s'annida sulle labbra, io per una volta partirò senza te, verso quelle oasi dell'essere che invano ho cercato. Ogni esistenza brama spalatori di nuvole e sterco. Trangugiare merda è sintomo celeste. Trionfi la giustizia degli ultimi. Ora io sono.